Gentili telespettatori, buona giornata. È stato approvato il nuovo decreto legge energia. Vediamo che cosa ha deciso il Consiglio dei Ministri. Quindi un pacchetto di misure da 1,3 miliardi, quindi qualche soldo si è trovato per aiutare gli italiani con l'arrivo dell'inverno. Ci sono ancora 30 gradi, però diciamo così, l'arrivo dell'inverno. C'è la proroga per il rafforzamento delle misure contro il caro energia, caro bollette, sostegno a famiglie, alle famiglie, ai trasporti, l'estensione della carta dedicata a te per acquistare carburante e rifinanziamento del bonus TPL. Sono una tantum bonus per l'acquisto di carburanti che sarà caricato sulla social card per gli acquisti già previste per le famiglie meno abbienti, con ISEE non superiore a 15.000 euro. E poi ci saranno altri 100 milioni che verranno suddivisi tra circa 1,3 milioni di titolari della social card. L'importo esatto del bonus, circa 80 euro, verrà definito entro 30 giorni con un decreto interministeriale. Asso Utenti dice che il bonus è una vera e propria elemosina, mentre promuove la proroga degli scontrini in bolletta e il rifinanziamento del bonus trasporti. Caro asso di qui, asso di là, asso piglia tutto. I soldi sono quelli, elemosina. Prendi quello e ringrazia. Ringrazia che ci sono quelli, non dovevano neanche esserci. Quindi la critica c'è sempre. Che i soldi ci siano, non ci siano, che sono pochi o tanti, va sempre male. Pertanto, il consiglio che si dà a Giorgia Meloni e al governo: voi procedete e non vi voltate ad ascoltare i livorosi, gli invidiosi, i rancorosi, i ballisti, perché c'è una combricola di grandi invidiosi fuori dal governo che è terribile. Questi sono i soldi, questi ci sono, ringraziate e silenzio. Insomma, che cavolo, dai. Asso Utenti, l'elemosina, ringrazia che c'è l'elemosina, non doveva esserci neanche l'elemosina. Ma c'è anche un condono per i commercianti, la chiamano la sanatoria sugli scontrini. Cambia la sanatoria sugli scontrini e salta la proroga per mettersi in regola sulle criptoattività. Bene. 8 articoli in questo decreto rispetto ai 12 della bozza circolata nei giorni scorsi. Riforma delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, va bene. Poi spese indifferibili, va bene. Le violazioni sugli scontrini, fatture o ricevute fiscali potranno essere regolarizzate con il ravvedimento operoso. I contribuenti che dal 1 gennaio 2022 al 30 gennaio 2023 abbiano commesso una o più violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi potranno rimuoverle mediante il ravvedimento operoso, il cui perfezionamento deve avvenire entro il 15 dicembre. Le violazioni possono essere contestate fino al 31 ottobre e non devono essere state già oggetto di contestazione entro il perfezionamento del ravvedimento. Si è scongiurato così la chiusura di 50.000 piccoli esercizi. La sanatoria ha raccolto ovviamente l'applauso di Confcommercio, Confesercenti e poi tutti i vari evasori, truffatori che stanno esultando. Tutti gli interventi volti a semplificare, a sanare il rapporto tra contribuenti e fisco sono i benvenuti, quindi è benvenuti a sti. È stato così il commento di questi ordini di categorie che dicono: vabbè, ma cosa sarà mai il ravvedimento operoso? Neanche chi ha scritto l'articolo ha saputo dire di che cosa si tratta.
Allora, in che cosa consiste il ravvedimento operoso? È una procedura di versamento spontaneo del contribuente attraverso la quale possono essere regolarizzate situazioni di mancato, parziale o ritardato pagamento dell'imposta dovuta. Quindi, tu che ti ravvedi, paghi e ti sei ravveduto, in maniera operosa, quindi come le formiche, le api operaie, un ravvedimento operoso. Vabbè, abbiamo scoperto che cos'è il ravvedimento operoso. Poi viene confermato il bonus sociale elettrico alla fine di contenere gli aumenti degli effetti del gas naturale. L'AREA provvede a mantenere azzerate le aliquote delle componenti tarifarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Va bene, bonus sociali per l'elettrico sono confermati ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico riconosciuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre un contributo straordinario. E poi è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, proroga IVA agevolata del 5% sulle bollette del gas, prorogato a fine anno il bonus mutui under 36, 17 milioni di euro per le borse di studio. Diciamo che è un po' un giro di bonus, un po' di aiutini qua e là, che naturalmente sono 1,3 miliardi, che se a noi sembra poco, ma ad esempio vi ricordo che il debito pubblico della Tunisia è 1,9 miliardi. Noi stiamo facendo dei piccoli bonus da 1,3 miliardi, quasi si poteva estinguere il debito pubblico della Tunisia. Quindi questo è per dire che a noi sembrano una robina da 1,3 miliardi, come se stessimo parlando di 1.300 euro, no? 1,3 miliardi è una cifra spaventosa che viene distribuita a pioggia con tutti questi piccoli bonus. Secondo me forse era meglio, ma è una mia idea, prendere questo 1,3 miliardi e concentrarlo tutto in una cosa sola. Tutto in una cosa sola. Però, insomma, io sono un opinionista. Il governo decide, preferisce distribuire tutto in piccoli bonus, io avrei concentrato tutto in una cosa sola. Non so, individuare la più importante, boom, 1,3 miliardi. Però, insomma, ognuno pensa con la sua testa. Grazie a tutti e arrivederci, a presto.